Ecco qua, stavo cavando tutti i vari settaggi. Un saluto a tutti da Matteo e da Alex. Questa è la nostra nuova live di Twitch dedicata alle action figure. L'abbiamo chiamata Action Figure Show. Vediamo un po' se può piacere o non può piacere, perché alla fine è uno show che facciamo, no Alex? Quest'oggi in particolare, fammi cambiare il bannerino sotto, se no mi dimentico. Quest'oggi di cosa parliamo? Parliamo degli arrivi che sono arrivati. Cosa dici? Allora, facciamo vedere. Ecco qua lo scatolone. Ringraziamo Cosmic Group e Tamashii Nation per i sample che ci hanno inviato. Quindi partiamo subito con quello che ho sotto mano. Vai, che cos'hai? Che cos'hai? Eccola qua, una bella brown box. Cosa sarà? Cosa conterrà questa brown box? A occhi croce, una mezza idea ce l'ho. Ok, allora andiamo, partiamo subito, visto che comunque l'avevo già aperto, perché è già montato, perché ho già cominciato. Come nei migliori programmi di cucina ti sei portato avanti. Esattamente. C'è arrivato Death Mask di Cancer, per la linea Meat Cloth. Scusate se faccio così ogni tanto, ma una zanzara che mi passa attorno. Dicevo, per la linea Meat Cloth EX, quindi la linea dedicata ai Cavalieri dello Zodiaco, Death Mask Cancer in versione OCE. Cosa sta per OCE? Original Color Edition. Cosa vuol dire? Cioè la versione tratta dal manga e non quella che siamo abituati a vedere dall'anime. Esatto, con la colorazione che ha nelle tavole colorate del manga. Infatti, come potete vedere, la colorazione della c'è il mantello bianco, il costume sotto del personaggio è bianco e non colorato, e i capelli, al posto di essere blu, sono grigi. Facciamo un piccolo escursus, una piccola spiegazione su cosa sono i Meat Cloth, che magari non tutti lo sanno. I Meat Cloth è una linea che parla esclusivamente di Sensei, ovvero i Cavalieri dello Zodiaco. E ormai i personaggi ne sono usciti tantissimi. Le linee principali sono quelle principali che stanno ancora funzionando, sono due: la Classic, che ormai ogni tanto esce qualche personaggio. Sì, quella nata nel 2003-2004. La prima che è partita, che stanno andando ogni tanto, fanno uscire qualche versione Spectre di qualche personaggio mancante, qualche Silver Saint o qualche revival, che il mese prossimo uscirà in versione revival Jabu dell'unicorno. Bellissimo, altrimenti, peraltro. Altrimenti la versione che comunque sta andando per la maggiore è la linea EX, che ovviamente sono i personaggi rifatti in chiave migliore, hanno più snodabilità, sono molto più posabili, hanno il corpo del personaggio è fatto diversamente, quindi è più adattabile alla cloth, e stanno rifacendo completamente i personaggi che erano già usciti nelle loro vecchie versioni classic, però con una nuova tipologia di cloth e di posabilità, insomma. Ma tu mi dicevi che l'hai già aperto, ovviamente, perché oggi hai già cominciato a lavorarci sopra. Tra l'altro non capisco se i commenti che sto scrivendo con i link funzionano o meno. Adesso faccio una verifica mentre tu mostri il Meat che hai già assemblato. Perfetto, intanto facciamo un attimo vedere anche la scatola. Sì. Quindi principalmente il colore è quello dorato, appunto perché richiamano i Cavalieri d'Oro. Questa è la costellazione del Cancro. Come potete vedere c'è l'immagine del cavaliere in posa statica di Death Mask. In secondo piano c'è la costellazione del Cancro, linea Meat Cloth EX, bollino di qualità Tamashii Nation, i vari loghi, e il logo che è una limited, quindi attenzione che questa qua una volta finita non la troverete più, perché non uscirà mai più in ristampa, purtroppo. In uno dei lati c'è il nostro buon Death Mask con il suo ghigno malefico,
dall'altra parte troviamo la clotte montata, nella parte posteriore ci sono alcune foto, quindi vediamo i visi, vari visi intercambiabili che troveremo all'interno, la sua mossa che è strati di spirito, che è il colpo particolare che lancia, in cui è quello più famoso, sempre la foto del totem e la posa statica che abbiamo ammirato anche davanti di Death Mask. Parte superiore, parte da scritta, non troviamo niente di particolare, qua ci sono le 12 case dello zodiaco, i simboli della costituzione del cancro, il nome, linea micro TX e come vedete Original Color Edition, che è la sigla di Occhio. Parte sotto c'è un piccolo trafiletto sempre con le solite didascalie e qua le scritte giapponesi che a noi non ci interessano, anche perché non ne capiamo nulla. Assolutamente, non mastichiamo quindi così bene. Quando lo aprirete troverete tre blister, che ovviamente adesso sono mezzi vuoti perché ho tirato fuori tutto, il libretto delle istruzioni che consigliamo sempre di usare quando montate i totem, perché sono un pochino complicati, magari rischiate di rovinare o di rompere qualche pezzettino di plastica e poi andrà tutto a quel paese. E i tre blister, come potete vedere, eccoli qua. Il primo che conteneva il personaggio con parte dell'armatura, il secondo c'è lo scheletro del totem e l'ultimo qua c'è il mantello, ci sono i quattro visi intercambiabili e le mani, eccole qua. Allora, vi faccio vedere, visto che ce l'ho qua a portata di mano, eccolo qua. Questo qua è il mito montato. Ti vedo un pochino pixellato, non so se è un problema mio o tuo. Non ti sto sentendo, quindi ho sentito che hai farfugliato qualche parola, però non l'ho sentito. Molto bene, dicevo che ti vedo un po' pixellato. Ah, ok. Quindi non so se è un problema mio o tuo. Allora, una volta preso in mano, sentirete tanto metallo, perché comunque è bello metalloso, perché la maggior parte della clotte dell'armatura è di metallo, l'unica parte in plastica sono l'elmo, i copripugni, l'addome e basta, il resto è tutto metallo e il mantello, e il mantello ovviamente che è di plastica, il resto è tutto metallo. Però abbiamo visto che nei nuovi annunciati eccetera hanno un po' cambiato la rotta e sono tornati indietro riproponendo un mantello in tessuto probabilmente modulabile, che è una cosa che noi collezionisti chiediamo da una vita. E molti sono ricorsi anche a dei prodotti custom, così noi li chiamiamo. Quindi eccolo qua, perché lo faccio vedere da vicino. Ovviamente, come vi dicevo prima, le colorazioni rispecchiano quelle del manga, delle copertine di colori delle tavole del manga. Quindi se magari per chi non è esperto di queste cose qua, se vedete appunto di colori diversi che non rispecchino la versione che avete sempre visto nell'anime, nel cartone animato, sapete il perché. E comunque tutti insieme, perlomeno chi li ha già collezionati, chi li sta collezionando, perché ormai sono diversi anni che fanno anche queste versioni OCE, hanno un fascino veramente particolare, così come i Cavalieri di Bronzo, che hanno le armature tutte monocromatiche, sempre con la tutina bianca, sempre con questo particolare, hanno un fascino veramente che lascia senza parole. Esatto. Quindi direi che possiamo passare oltre. Quindi mi fai una prova, Alex, se riesci a commentare? Ok. Sai che non è abilitata la chat il commento? No, non riesco a commentare, non c'è la finestrella per il commento. Allora è cambiato qualcosa, perché non... Vabbè, lo scopriremo. Allora c'è qualche... privata, sì, riesco a commentarti in chat privata perché in fondo c'è la finestrella che posso scrivere.
nella sì. sezione commenti non c'è. Quindi non so cosa fare, non so cosa dirti. Vabbè, chiederemo ai nostri esperti per la prossima volta. Allora, che cavolo succede oggi? Andiamo avanti per la tua gioia. Oh! Eccolo qua. Questa finalmente. Questa doppia uscita, quindi tra la, per la linea SH Figuarts, arriva Son Goku nella sua versione Kaioken con tanto di effetti d'aura. Allora, Goku versione Kaioken, tratta da Dragon Ball Z. Infatti, come potete vedere, abbiamo anche il logo qua sotto. Linea SH Figuarts completamente snodabile, sono realizzate in PVC, in plastica. E andiamo ad aprirla così. Beh, come potete vedere, questa classica linea ha sempre una finestra trasparente per vedere parte del prodotto. Poi abbiamo un primo piano del personaggio. Dietro varie pose che potete far fare a Goku. Quindi andiamo subito ad aprirla. Vai Alex, ti metto... Non so se metterti in primo piano perché continuo a vederti tutto pixelato. Non lo so, perché io purtroppo mi vedo normale, quindi non so che effetto ci sia da fuori. Allora, blister... Mauro mi dice che ti vede bene, quindi avanti tutta, ti metto in primo piano. Ok, allora, blister trasparente, come potete vedere gli effetti a le parti a corredo questa volta sono pochine. Abbiamo la figura principale all'interno, una testa intercambiabile, se notate c'è la capigliatura anche diversa, questa con i capelli normali, questa con i capelli dritti, un viso intercambiabile e due coppie di mani. Questa è la seconda versione che Tamashii Nations propone di questo... No, in realtà non è proprio la seconda versione, perché cambierebbe la parte posteriore della tuta, perché questo è il Kaioken che lui esegue su una Mac, mentre quello uscito in precedenza era il Kaioken che esegue nel combattimento contro Vegeta, e quella era una Limited, la vecchia Limited, sì. La Tamashii Nations Anniversario, la Sapudì, la Sapufè, come dicono in zona. Però questo è stato ovviamente, io l'ho vista come una chiara risposta di Tamashii Nations alle aziende che producono prodotti clone, chiamiamoli così, con le stesse articolazioni. E qui Bandai ha detto che siamo mica stupidi, ha detto noi sappiamo farlo anche meglio, e quindi come potete vedere ha una pittura del tutto particolare e che riflette anche particolarmente la luce in modo differente a seconda di come viene colpita, no Alex? Perché io vedo questo lucido cangiante molto molto bello. Guarda. No, ti dirò che l'effetto dal vivo è molto bello, anche perché ovviamente non è una colorazione normale, come vedete il personaggio normale, appunto perché ha l'effetto del Kaioken, quindi è più rossastro. Vabbè, poi qua hai vari pezzettini di plastica trasparente che poi si leveranno. Comunque ti dirò che la colorazione dal vivo mi piace molto. È bellissima, guarda che è bella anche in video, ti assicuro che non vedo l'ora di scattargli due foto anche con qualche faretto particolare, perché secondo me si presta molto bene. Non è una figura banale, ovviamente il corpo è lo stesso degli altri vari Goku che abbiamo in collezione, però è veramente ben fatto. Ovviamente non hanno inserito... sì, la testa alternativa anche. Alternativa. È bene, che tra l'altro come alternativa hanno messo una testa normale. Che sì, esatto. È già tanto, secondo me. È il volto alternativo. Molto, molto bello. Questo utilizzerò. Vabbè, e poi le classiche mani a corredo, eccetera. Ma che cosa ha proposto Tamashii Nations, ovviamente, a parte? Perché solo il prodotto sarebbe costato molto di più. Infatti, se non mi ricordo male, come prezzo non dovrebbe essere neanche tantissimo alto. No, esatto. Prezzo veramente entry level, per chi vuole una bella action figure di Goku, quello consigliatissimo.
non posso mettere il link perché non riesco a commentare nulla nemmeno io, ma lo faremo poi nei nostri articoli. Esatto. A parte, come diceva Matteo, hanno fatto questi effetti di energia d'aura, quindi rosso apposta in per abbinare la colorazione del Kaioken, quindi... Senti, ma tu che hai anche la vecchia versione, ti sembra una colorazione diversa? Ti sembra sì. Una colorazione simile a quella dell'anno scorso della Event Exclusive di Goku Rose? No, bella. No, la colorazione è molto diversa. Ti dirò che mi piace di più questa colorazione qua. Oh. Quella vecchia che era uscita diversi anni fa in esclusiva per... La vecchia era un po' più rosata? Non è che era rosato, aveva sempre questo effetto qua, però era un colore un po' più diverso. Ma ti dirò che anche come figura mi piace molto di più questa qua che quella vecchia. Eh beh, ma... ti potrei dire un grazie al Goku. Goku sicuramente. Grazie però... al Goku. No, senza ombra di dubbio questa qua è una spanna, anzi due spanne sopra a quella vecchia. Certo. Facci vedere anche l'effect dopo. Sì, eccolo qua l'effect, quindi c'è l'aura dietro con queste due basse piccoline. Sì, sono solamente tre pezzi che non bisogna nemmeno assemblare, basta posizionarli in vario modo, vedi, qualcuno lo posiziona quello il classico body type di Tamashii Nations che utilizzo in queste foto promozionali, e tra l'altro quello lì è anche in vendita, io ho ordinato quello nero, e si posiziona ai lati la parte bassa, la parte posteriore ovviamente quella alta si mette dietro e si regge da sola, non ha bisogno di alcun tipo di piedistallo, quando uno vuol creare l'effetto dello scontro invece mette le due parti alte ravvicinate. Devo recuperare quella gialla, prima o poi la prenderò. Oppure spero in una riedizione di qualche figura. Ok, andiamo avanti. Allora, passiamo alle Figuarts Zero. Ho una statuetta. Allora, per linea di Figuarts Zero arriva il nuovo set di One Piece composto da tre statue, questa qua è la prima, con il protagonista, Monkey D. Luffy, e poi nei prossimi mesi usciranno le altre due, che sono Buggy e Crocodile. Un ritorno al passato, perché ultimamente i vari Ruffy erano tutti tratti dalla serie più recente, forse non hanno abbastanza materiale per proporre nuove trasformazioni, quindi hanno deciso, senti, ma quella mica l'abbiamo fatta. Allora sono tornati un attimo indietro sui loro passi, realizzando questa che, se non sbaglio, non era mai stata fatta, perlomeno con questa cosa. Però, come tu ben sai, ma magari i nostri amici che ci seguono non lo sanno, prossimamente uscirà un nuovo set di One Piece che verrà con tantissimi, con i protagonisti principali, che formerà un bellissimo diorama tratto dalla serie di Wano, quindi tutti vestiti da samurai. Completa, tante figure. Sì, tante figure che formeranno un diorama bellissimo e molto grande. Che speriamo arrivino. Esatto. solita classica finestra trasparente sul davanti, sigillo di qualità, eccolo qua, sotto con i logo di Tamashii Nations Mandai Spirits, il logo di One Piece, il nome del nostro protagonista, il logo Figuarts Zero in alto. Dall'altra parte, in un lato, possiamo sempre vedere una foto. Un bel primo piano sì, di Luffy. E adesso si notano le sfumature, gli accorgimenti superiori, no, rispetto alle classiche action figure, perché queste statue, diciamo che sono un po' il non plus ultra della realizzazione tecnica per quello che riguarda la colorazione, ma anche quello che riguarda lo sculpt. Quindi, e non costano tantissimo, perché tanto cosa costano? Sempre sui 70, dai 70 in su generalmente, ma sono prodotti notevolmente molto belli. Quindi, sì, come dicevi, un bel primo piano di Luffy. Dall'altra parte invece
lo vediamo a figura intera in un'altra prospettiva, e nella parte posteriore varie foto. Ah, non pensavo ci fossero gli altri due. Infatti, ma invece non li hanno messi. No, comunque c'è il nostro articolo di qualche mese fa. Esatto, dove potete vederli tutti e tre assieme. Quindi andiamo ad aprirla così da... vediamo un po' dettaglio. Allora, ecco qua com'è confezionata, per chi non l'avesse mai vista. Quindi, protetta. Da più che protetta. Dei soliti blister. E in più è incelofanata anche all'interno, quindi c'è una doppia protezione. Vediamo se... Ok, qua devo aprirla perché mi sono dimenticato che ci mettono sempre lo scotch attorno. Ok. Quindi una volta aperta, quindi come potete vedere è bella incelofanata e voilà, già assemblata, non c'è nessun bisogno tipo di assemblaggio. Se tiriamo via questo qua che non serve a nulla, ha una base sotto in cui si sorregge, ma il bello di queste figure qua è che si possono esporre anche senza bisogno di basette, se proprio uno esteticamente non gli piacciono, si sorreggono benissimo anche senza basette. Ma infatti, questa in particolare sta proprio appoggiata, come potete vedere si toglie benissimo, ci sono due fori sui piedi con due perni sulla base che non so se riesco a fare, eccoli qua, uno è qua e l'altro è qua, e lo stesso da parte dell'effetto. Ti dirò che l'effetto mi piace molto, non so, ti vedo un po' la scatti, questo fumo. Alex, tu continui a vederti normale? Sì, io sì. Rispetto, adesso faccio domande che magari non frega un cacchio a chi ci guarda, ma rispetto all'altra volta cosa hai cambiato? Solo la postazione, il PC è lo stesso? Sulla postazione. Sì, beh, adesso ho il portatile e mi sono cambiato di stanza praticamente. Prima sei con il wifi? Sì. È quello che non non gli piace a StreamYard. Ah, ok. Quindi, vabbè, andiamo avanti. Anche qua la colorazione di Laffy non è il solito rosa della pelle che... siamo abituati a vederlo nelle solite statue, ma se potete vedere è più rossastro, non so se si vede. È leggermente sfumato. Io Matteo intanto non lo sento più. No, perché non sto parlando. Ah, ok. No, di qualcosa perché non so mai se ci sei o se non ci sei. No, io sto osservando molto con curiosità. Ok, l'espressione, ti ricordi? Perché adesso, siccome ne sono usciti talmente tanti, che ormai questa posa qua è talmente vecchia, che magari te che non sei più andato avanti con il manga, ma se ti sei fermato ancora all'inizio, sì. Ti ricordi su che arco? Il Gear Second, questo qua. Che era durante la battaglia? Quella della prigione? Quella della prigione potrebbe essere. Ignis Lobby? Ora lo cerco. No. Ti vedi che ti viene il dubbio anche a te. Comunque devo dire che fatta molto molto bene. Non ci sono segni di imperfezioni, di sbavature. Confermo, ho scritto Ignis Lobby Gear Second e trovo proprio quella posa lì. Ecco. Foto di quella posa lì, quindi è anche trovato da dove è stata tratta. Sì. Però la giacca rossa, forse quindi è una saga poco successiva. Beh.
Comunque anche questi effetti semitrasparenti che troviamo sul corpo, veramente fatti molto molto bene, molto bene. Anche i capelli in movimento che non sono pettinati come al solito. No, no, è veramente fatta... Beh, il capello è mosso, no? Come se fosse mosso dal vapore che genera lo stesso. Quindi hanno degli accorgimenti non da poco quando realizzano questa statua. Ma anche comunque il cappello sembra proprio fatto di paglia, una veramente, guarda un po'. Beh sì, quella è una cosa che queste cose qua ho sempre apprezzato anche nelle Van Presto, comunque sono realizzate sempre per Mandai Spirits, ma la fattura dei cappelli, o anche lo strappo a volte che c'è nei jeans, sì, in questo tipo di stato di prodotti. Come potete vedere anche le dimensioni sono anche contenute, quindi non occupa neanche tantissimo spazio. E niente, direi, cosa dici? No. Il mio prodotto, continuano a utilizzare questa vasetta rossa, non ho capito perché, cioè non è brutta, però intanto varierei nelle colorazioni. Mi sembra che tutti quelli che ho, anche altri, c'è questa vasetta rossa. Ogni tanto. Sempre più marchiata con il nome del personaggio. Sì, e questo effetto, no, come se fosse un fumetto in movimento. Sì. Però, cioè, è bella, però intanto cambierei il colore. Questo effetto. Bene, dai. Direi che possiamo passare alla prossima. Mettiamola qua da una parte. Allora, sempre per la linea Figua Zero. Ta-ta! A giro Kamado direttamente da Kimetsu no Yaiba. Lui era in Italia conosciuto come Demon Slayer. Questa è la prima figure che propone Bandai Tamashii Nations. È una figura personaggio nella sua mossa, il respiro dell'acqua. Quindi anche qua, dimensioni contenute anche su questa scatola. Di solito su questa linea siamo abituati, che Matteo può anche confermare, quando riceviamo scatoloni giganteschi. Ho l'armadio pieno di scatoloni giganteschi vuoti, quindi sì, apprezzo molto quando sono contenute le scatole. E invece questa volta hanno fatto delle belle scatole contenute che non occupano neanche tantissimo spazio. Comunque accattivanti nel design, sì. Beh, il design è sempre accattivante, anche perché ti ho consigliato il manga, hai iniziato a leggerlo anche tu. Una cosa che mi ha sempre colpito sono questi kimono colorati con queste trame fighissime che caratterizzano un po' tutti i vari personaggi e rendono anche abbastanza semplice identificarli. Lui in particolare ha questo kimono sopra la divisa da ammazza demoni, a questo kimono verde e nero, e qui vedo lo spiattellano direttamente in copertina. Tra l'altro non capisco se è la foto del prodotto o è un disegno del prodotto tipo stilizzato, non mi ricordo. Guarda, è un misto. Una via di mezzo, vero? È la foto del prodotto, però in versione stilizzata. Col filtro cartone animato. Sì. Beh, direi che possiamo aprirla, la guardiamo un pochino. Cioè, guarda che bella la foto qua dietro, questo effetto qua blu. Mi dà qualche ispirazione. Farò qualcosa di alternativo. Ok, quindi anche qua, solita protezione, mezzi blister e incelofanata. Andiamo a rimuovere il nastro. Oh, guarda che spettacolo. Bellissimo. Bellissimo, con questo effetto dell'acqua che lo avvolge completamente. Non hanno tralasciato alcun dettaglio. L'unica critica che avevo mosso già all'epoca, no, dell'annuncio della statua,
mi domandavo come mai non avessero realizzato l'acqua trasparente. Poi mi sono riguardato il trailer l'altro giorno con te, no? Quando abbiamo fatto un'altra live, e mi sono accorto che forse è una cosa proprio voluta. Se guardi la tecnica che esegue il respiro dell'acqua, ha questo effetto più cartoon accentuato. Poi te lo farò notare. Quindi se è una cosa voluta e non tralasciata, apprezzo di più ora. No, veramente, guardate che roba. Ma comunque questo effetto con l'acqua che gli gira attorno è veramente, veramente fatto benissimo. Lo sto un po' maneggiando, lo sto un po' scrutando. Plastica morbida questa qua. L'effetto dell'acqua. Fammi un po' un'analisi, un feel tattile. Che sembra tanto fragile, sembra che si rompa guardandola. Questo non è buono. No, perché qua, se ti cade, questa qua va in mille pezzi. Beh, c'è il nome del personaggio che basta cambiare un accento e diventa un'esclamazione quasi blasfema. Comunque, ma anche bello l'appoggio del piede sull'acqua, guarda. Ma questo mi piace molto. Effetto qua. Poi il ginocchio, anche questo qua che va a appoggiarsi sull'acqua. Guardate, sì, questa qua sto... come noti non è... furba come è stato. Sì, non ha neanche bisogno di basette su cui appoggiarsi, niente, perché proprio si sorregge da sola, come potete vedere. È una cosa molto dinamica, belli gli effetti dei vestiti in volo. Sì, fanno vedere anche la casacca sottostante. Sì, sì, è veramente molto molto bella. Anche qua l'effetto della schiuma sopra l'acqua. Una che la particolarità questi qua del, non so come si chiamano. Ah, è una fascia che gli copre il polpaccio, non so, sicuramente sì, però non so se è una cosa tipo la fascia che porta Naruto e la coscia, che è una cosa estetica e basta, o ha qualche derivazione antica. Probabilmente i vecchi lavoratori delle miniere giapponesi, non lo so, sto improvvisando. Perché sì, ricordiamo che il personaggio nella serie è all'inizio, no? È un minatore. Anche gli orecchini, guarda, non l'avevo fatto a caso gli orecchini. Cioè, non hanno tralasciato veramente nulla. Eh no, qui non si possono giocare questa... anche questa giustamente... anche perché è la prima e lancia la nuova linea, come tu ben sai, sono tanti personaggi, no? Della schiera della squadra Ammazza Demoni, quindi anche il fodero nella parte finale qua della spada, quella parte qua in metallo. No, veramente, anche perché il mese prossimo uscirà, cioè nel senso il mese Zenitsu, esatto, ci sarà già un secondo arrivo. Per il momento sono solo due i personaggi annunciati, però sì, infatti mi fa strano che non abbiano proposto, probabilmente vogliono vedere le vendite. Infatti, anche secondo me sono un po' sono i due testing, se venderanno, ma molto probabilmente penso di sì. Io direi di sì, perché è il manga che in Giappone ha superato One Piece, quindi di cosa stiamo parlando? Anche perché sono quasi praticamente i primi prodotti che stanno uscendo di questa serie qua, quindi gli appassionati sicuramente... Beh, devo dirti in realtà che Don Presto ne ha proposte sì, parecchie, adesso Don Presto, parlando di Tamashii. Però presto si è lanciata a capofitto, ha già proposto vari recolor di cui Tanjiro con o senza giacca, colorazione chiara, colorazione scura, non ce n'è mai arrivato alcuno da recensire, se non sbaglio, non mai. Però ho visto nelle varie checklist mensili che ho scritto in passato che ne hanno realizzati parecchi, quindi... In realtà ce n'è di scelta anche per i prossimi mesi, comunque questo di Tamashii Nations.
quell'effetto dell'acqua. Ma di cosa stiamo parlando, Alex? Cioè, alla fine è quello che chiediamo, che diciamo sempre nelle statue Van Presto, dice, cosa gli manca? Ma tipo un effect anche piccolino, accennato. Allora, passiamo all'ultimo. No, basta, sono stanco. Dai, sto scherzando. l'ultimo sforzo, quindi andiamo. Eccolo qua. Era un po' che non parlavamo di Evangelion, no? Sì. Leva 0-1. Io speravo in un Metal Build, però non è arrivato in Metal Build. Ma è arrivato per la linea Robots Spirit. Quindi leva 0-1. Non ha funzionato bene Google Translate, la prossima volta bisogna che scrivi meglio. Sì. quindi leva 0-1, pilotato da Shinji Ikari. Questo ormai è quello fedele all'anime, perché il Metal Build sia il primo, quello che ho io, ma anche quello nuovo, che è una ricolorazione di quello lì, sono reinterpretazioni, no? Sì. Questo invece è proprio la colorazione ufficiale dell'anime Rebuild di Evangelion, non nella prima serie ovviamente, ma dei nuovi OAV. Quindi potete vedere anche già la posabilità solo dalla prima foto, che è molto molto estrema. Quindi passiamo sul lato posteriore, come potete vedere c'è una piccola finestrella nella parte posteriore. Sì. Ma come? Guarda un po'. Scusa, ma quello da lì si vede il davanti o si vede il dietro? No, è il davanti, questo è il davanti. Cioè il davanti, ma si vede da dietro. Esatto, questa è la parte. Io ci scriverei le mezz'ore di questa cosa qua nella recensione, Alex. Finalmente vediamo qualcosa di diverso, ti rendi conto? Qua la classica posa che... Ah no, è diversa. È diversa. Sì. Qua adesso andiamo ad aprirla così vediamo anche... Tra l'altro la genialata di farti vedere la finestra con la forma della T-Field, che mi pare di capire sia incluso. Sì, in teoria sì, adesso andiamo ad aprire così. Vediamo. Allora, eccolo qua. Quella zanzara di prima, cosa l'hai mandata a Pesaro? Che ho le gambe arriate. Era intromessa in qualche connessione. Me l'hai mandata via mail, la zanzara. Allora, ecco qua cosa troveremo all'interno del blister. E come dicevi te... Oh, vedi che non sbagliavo, porca miseria. Chissà se è uguale a quello che hanno messo nel RG versione speciale. E qua il classico libretto. Quindi c'è una basetta con una trama nido d'ape. Sì, qua. Dei sostegni trasparenti, bene. Ma anche la basetta è trasparente, iridescente, come messo? No, allora, adesso vediamo un po' così riesco a vedere meglio. Praticamente la basetta, anito d'ape che dicevi te, serve per sorreggere questo qua. Chiaro. Che cos'è, un foglio o è un po' rigidino? È un rigidino. Bene, sì. Bello, tra l'altro c'ha già la spaccatura per inserirci le mani. Andiamo via. Allora, è il famoso scudo anti-Covid. Quello lì. Ti ricordi quell'immagine che hanno fatto girare qualche tempo fa? C'era la T-Field da ufficio anti-Covid, te l'ho mandato? No, non l'ho vista. Ah, te la devo mandare, maledizione. E come ben sai, qua ci sono vari coppie di mani, come abbiamo detto, una piccola base trasparente per sorreggere l'effetto della T-Field, il cavo di alimentazione dell'Eva, il coltello. Scusa un attimo, Alex, scusa un attimo, so che è una cagata, ma volevo fartela vedere perché fa ridere. Scusa. Questa qua. Ah.
Ecco, così forse si vede meglio. Così puoi fare questa cosa qui. Esatto. dicevo, vabbè, le mani, il cavo da, da alimentazione del leva. L'umbilical cable. Il coltello. Quante armi ha? Perché all'incirca vedo come... Il fucile. Come l'RG. Fucile. Coltello. Coltellaccio. Questa qua è la spallina in cui simula che viene fuori, che dove esce il coltello. Cioè fissa? Sì. E perché l'hanno fatta così? Non chiedo a me. Caspita, hanno fatto l'RG che si apre. Vabbè. E scelte questo tecniche. Qua... Scelte tecniche. Questo qua, che dovrebbe essere dove, dove c'è il pilota che va inserito sulla schiena dell'Evo, se non erro. No, come si chiama? Il l'entry plug? L'entry plug, sì, esatto. Se non sbaglio, provo a guardare per sicurezza se quello lì... Scusa, ma non hai fatto il rewatch di Evangelion questi giorni? Sì, ma non so se effettivamente è quello lì. Ricordiamo ai nostri amici che è uscito il nuovo doppiaggio italiano che sostituisce un pochino quello precedente. Niente, che nel libretto qua delle istruzioni. Sì, e quella è l'entry plug, guarda, ci mette la mano sul fuoco. Adesso allora facciamo così. Lo apro. Vai. Sono curioso di sapere se si apre, se c'è la finestrella che si apre e può entrare dentro. Ok. Così vediamo anche un po' nel dettaglio. Eccolo qua, plastica, completamente in plastica. Non è tantissimo articolato comunque. È un po', soprattutto qua sulle spalle, vedo che... Come non è tantissimo articolato? No, un po' macchinoso, cioè, ha le tanto rigido, paura un po' che si rompa. Ah, vabbè, ma dai, prova un attimo, quantomeno guarda le foto del box, quelle devi riuscire a realizzarle. Non è neanche male, dai. Secondo me è molto posabile, perché tanto come grandezza dovrebbe essere la stessa dell'RG, probabilmente. Questo è un po' più piccolo del... Ce l'hai lì a portata di mano, l'Eva 02, o è ancora in scatola? Dietro un'area 02. Prova a prendere un attimo il metal build, guardiamo solo la dimensione. Intanto faccio un piccolo intermezzo. Vai. Vediamo la collezione di Alex sotto chiave. Esatto. Allora, sta digitando la password. Eccola aperta. Ok, sto facendo danni. Se ti cade qualche modellino, puoi darmi la colpa in diretta. Allora, guardate come espone un collezionista la collezione sotto vetro, perché noi la polvere la odiamo. Decisamente più grande. Sì, allora quello è grande come l'RG. Ma secondo me è più piccolino questo qua. Non lo so. Boh. No, io c'ho questa memoria che i Robot Spirit sono in scala 1-144. C'ho questa memoria qua, o perlomeno lo erano nei Gundam, adesso questo sarebbe più grande di un Gundam in realtà. Però sì, la scala mi sembra quella. Ma che bello, va. E anche, comunque adesso questo qua è un po' le gambe piegate, quindi direi che... Sì, no, vabbè, però si capisce che è un po' più piccolo. Allora, mi sembra proprio che sia, ce l'ho lì di fianco, la stessa dimensione. Comunque, ecco di qua. Quello è il 02 Metal Build, prima versione, che presto mi arriverà anche a me, quindi e mi divertirò. Tanto, qua. Quindi con questa versione, diciamo anche Robot Spirit, ci sono anche in vendita un sacco di effect parts, perché poi li hanno realizzati sia per Gundam ma anche per altri robot. Quindi magari uno
può acquistare questo qui, e a parte il set, che ne so, esplosioni, l'effetto del fucile che spara. Infatti abbiamo sbagliato, non è l'entry plug questo qua, ma è il corno, è un corno sostituibile. Ma dai, ma sì. Perché io non lo vedo, ti vedo pixelato. Eccolo qua. Grazie, no, non è l'entry plug, l'entry plug è bianco. E non c'è in scatola l'entry plug? No. È già dentro. È già dentro. Non so, avranno messo un corno di riserva perché secondo me è molto fragile, si romperà facilmente. Così non possono dire di non averci messo dentro un corno. Esatto. Non possono dirlo. Prova a simulare una posa action, vediamo un attimo. Abbiamo ancora una decina di minuti. Che noi, oltre a collezionare, ci piace anche esporle, le figure. Ma ci piace esporle e valorizzarle con una posa che sia chiaramente idonea. No, adesso ve lo sto maneggiando un po', vedo che comunque... ma è perché all'inizio sono un po' rigide. No, anche sul discorso bacino... Ho un bel raggio. C'è qualche perno foro sul dietro che ti sembra che si possa agganciare eventualmente a qualche stage act? L'unico appoggio che c'è sulla schiena è questo foro qua, dove va? Per l'umbilical cable. Ma chissà, esatto, se ha la stessa dimensione del foro dei piedistall. Qua il petto. E di qua si può aprire e chiudere. Lo stesso la bocca, in modalità berserk. Mi è uscito un po' Woki. Un po' Chewbacca. Però è l'unica... Adesso devo farmi un mio montaggio homemade in cui sostituisco... il verso che fa in modalità berserk con il verso di Chewbacca. Eccolo qua, vedi, spallina, si toglie. Ok. Cos'ha il tipico perno che avevano in Clot una volta? Sì, è tipico, eccolo qua. Un aggancio a morsetto, ecco. E a scappo, vedi, eccolo qua. Ti metti a tirare fuori la simulazione del coltello da sopra o da sotto il corno? Non mi ricordo. Andiamo a sbirciare. No, non c'è neanche nelle foto. Comunque, allora. Andato. No, beh, comunque bella. Pensavo all'inizio, ti dirò, pensavo peggio quando l'ho visto la prima volta, invece adesso non mi dispiace. Non mi sta dispiacendo. Peccato. Colorazione mi sembra molto easy, no? Non so come è messa, non la vedo, perché continuo a vederti. Ma per esempio sulle braccia ci sono scritte? No, infatti te lo stavo dicendo prima, non ha sfumature, non ha scritte, non ha adesivi, non ha assolutamente nulla, è proprio grezzo. Bisognerebbe utilizzare quelli le water decal dell'RG. È proprio grezzo come adesivi, come colorazione. Però anche qua, bella. No, ti dirò, per gli appassionati di Evangelion è un prodotto da acquistare. Non so, magari non possedete i metal build perché costano troppo, o non siete appassionati di model kit perché non volete costruire. Questo qua è un prodotto alternativo molto molto valido. Non occupa tantissimo spazio, molto posabile.
veramente fatto molto bene, ma anche un po' di accessori, quindi direi che la prova la passa assolutamente. Aspetta, sto facendo un'altra cosa nel frattempo, non so se riesco a mostrarlo. È promosso. Eccolo qua, così lo mostro. Allora, questo è quello che stai facendo vedere qui. Facciamo vedere, eccolo qua. No, Alex? Sì? Esatto. Mentre, come tu ben sai, io sto aspettando... aspettando questo, quest'altro pupino qua, eccolo lì. Qui ne abbiamo parlato già in passato, fondamentalmente è lo stesso prodotto, solo più grande, perché anche come dotazione di armi è identica. Questo non mi sembra abbia lati field, ma poco cambia. Ed è un pochino più dettagliato. Questo costava 190 euro in preordine, quell'altro in proporzione costerà una cinquantina di euro, 50-60 euro. Non sai che non ne ho proprio idea. Adesso andando un po' a istinto, direi di sì. È meno della metà, poi in plastica. È in plastica, sì. Sì, 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 tutto in plastica, abbiamo detto prima. Anche i piedi. Sì. Completamente bene, direi che siamo arrivati alla fine. Abbiamo sì. Purtroppo non posso nemmeno dire, se avete domande scrivete qualcosa, perché non riesco a leggere nulla. Questa sera va così, abbiamo un po' improvvisato e scopriremo per la prossima live cosa è andato storto. Noi vi diamo appuntamento adesso le dico le date, perché a parte oggi è un'occasione particolare, la prossima dovrebbe essere il 10 di agosto, poi sì. quella del 24 magari la facciamo, la saltiamo perché sono fuori, ogni tanto vado in vacanza, c'ho questo brutto inizio. Però la recuperiamo con qualcuno. Quindi ringraziamo chi ha avuto la pazienza e ci ha seguito per quest'oretta. Mi dispiace, se avete scritto qualcosa, veramente non riesco a leggere nulla e non sono riuscito nemmeno io a scrivere nulla. Quindi arriverò alla radice del problema. Comunque, il motivo per cui ti vedo pixelato è perché sei collegato in wifi e StreamYard schifa un po' il wifi. Purtroppo se voglio mantenere questa luminosità come vuole il buon Mauro, devo per forza usare questa cosa qua. Ti preferisco meno luminoso e più meno scattante. Troveremo il quid. Comunque sia, tutti questi prodotti verranno recensiti nei prossimi giorni. Alex ha già iniziato a girare i primi video, quindi arriveranno sicuramente prima il video e poi la recensione scritta, dentro la quale metteremo anche il video, perché così la recensione viene bella. Non facciamo mancare nulla. No, noi no. E quindi vi diamo appuntamento alla prossima live. Grazie a chi ci ha seguito. Cercheremo di risolvere i nostri problemi tecnici, ovviamente sempre all'ultimo momento. Qualcosa che non va, comunque noi ci siamo divertiti lo stesso, speriamo anche voi. Un saluto da Matteo, un saluto da Alex, seguiteci. alla prossima. Ciao.